La regola ferrea per determinare il mondo sulla base del ciclo 10 dinamico è dividere questo ciclo dinamico per quel ciclo meno l'unità, ossia per tutto il movimento che esiste quando noi poniamo in essere 1 e 10. Tutto lo spazio che va circolare tra l'1 e il 10 è il movimento che voi potete immaginare di un paperino quando vi mostri prima questo lato così e poi così. Ecco, tutto quello che c'è tra una situazione ferma, un fotogramma, e l'altro è tutto movimento. E se questo è 1 e tutto è il 10, il movimento è 9. Quando dividiamo l'assoluto per tutto il movimento oggettivo 9, abbiamo scomposto l'assoluto in tutto il movimento possibile ed è infinito. Come il risultato 1,1111 periodico, che mostra proprio la presenza dell'assoluto ciclo 10, che è assoluto quando, potendo essere letto da sinistra come 10 e da destra come 0,1, somma le due visioni uguali e contrarie del 10 e dello 0,1 in un valore 11 che è assoluto. E a questo punto, dentro 1,11111, abbiamo una sequenza di tanti 11 che nel loro rapporto a tu per tu sono 1 eternamente il decimo del ciclo precedente e l'altro perennemente il decuplo dell'unità che lo segue. In questo modo il valore assoluto del ciclo 10 diventa eterno e si lancia nel tempo. Ora, tutto questo come c'entra con la rivoluzione francese? C'entra che l'unico che determina tutto, ogni evento, è quel calcolo, 10 noni. Dentro quel calcolo ci sono dei risultati a un certo punto molto avanzato della divisione che, interpretati secondo un codice qualitativo che ti dia l'idea della massa, del tempo, dello spazio, eccetera, determina i valori numerici come forme che assumono la forma oggettiva di persone, di cose, che mentre i numeri si mettono in relazione tra di loro diventano persone che fanno la rivoluzione, che si tagliano la testa, eccetera. Ma tutto questo è ferreamente stabilito dalla divisione 10 diviso 9. Poiché la divisione è esatta e il valore è secondo la giustizia, possiamo dire che non c'è ingiustizia nella rivoluzione francese. Quelle che a noi sembrano essere state soltanto valutazioni ideali, nella verità dei fatti sono numeri e sono anche percezioni spirituali o verità oggettive che sono ridotte al puro valore numerico che mette insieme nello stesso possibile calcolo quello che è oggettivo e quello che è spirituale, tanto che il calcolo sia perfetto. E quindi possiamo intendere che la rivoluzione francese e tutto quello che accade al mondo, tutto, ha una verità assoluta, deve accadere ed accade bene. Quando l'uomo crede di cercare il valore divino in uno che sia qui sulla terra, che sovverta questo ordine che è divino, e crede che dalla sovversione risulti il valore divino, io dico, state
sbagliando solennemente. Il valore divino è quello supremo che risulta dalle cose così come le state vedendo. Chi tenta di sovvertire queste cose per dimostrare di essere Dio è un antidio, perché Dio è chi sta facendo le cose così e non chi le rovescia dopo di averle fatte così. State certi che tutti i miracoli fatti da Gesù Cristo, tutti erano previsti nel calcolo dei 10 noni. Gesù ha fatto il volere del Padre e il volere del Padre attua il mondo in questo modo qui. Quindi il giudizio che bisogna dare a questo che vediamo in atto è un giudizio molto serio. Dobbiamo capire quale sia veramente la nostra libertà, che è quella di voler assumere una veste interiore grandiosa, fare di noi un ente meraviglioso, superbo, divino. Questo possiamo. Per quel piacere che proviamo a essere così, che ce lo fa volere. Ed è un modo di reagire che è assolutamente libero. Questa è la nostra libertà. E quindi non quella di non fare le cose che erano fatte nella Rivoluzione francese perché erano sbagliate, troppo violente, decapitavano anche chi non c'entrava nulla, ma aveva delle accuse perché era ricco e volevano portargli via i beni e quindi agivano con violenza. Se noi dovessimo dire che Dio vuole solo le cose giuste, dovremmo dire che Dio non è il creatore di questo mondo perché concede tante cose chiaramente ingiuste. Invece Dio è l'unico creatore di questo mondo, vi ho anche spiegato in che modo lo crea, con l'operazione 10 diviso 9. Questa operazione, mentre nel tempo del calcolo fissa momenti precisi, perché sono numeri che tra l'uno e l'altro c'è il tempo del calcolo e basta. E poi ci sono delle posizioni che sono ben divise e temporizzate. Il calcolo determina il tempo tra una cifra e la cifra successiva. Nel passaggio dall'una all'altra c'è il tempo del calcolo e quindi non c'è altro che calcolo. È l'essenza dello spirito che calcola, che ci mette il tempo. Per il resto è solo osservazione oggettiva dei calcoli fatti, che si presentano sempre con due superfici messe una dopo l'altra, che si confrontano per vedere in che modo si sia mosso in apparenza un cartone animato, un paperino. Ma mentre 1,11 è il tempo nella profondità del calcolo, quello che noi vediamo non è in quella linea del tempo, ma in quella dello spazio, che è quella perpendicolare a quella linea. Noi il tempo lo vediamo in profondità e nella superficie vediamo quello che non si vede nel calcolo, perché quando noi dividiamo 10 diviso 9 e otteniamo 1,1111, dove è finito il 9? È finito in tante superfici che sono trasversali e la prima è 3x3. E noi non la vediamo perché vediamo solo il risultato 1. La seconda, quando il calcolo è divenuto 1,11, è vista come 3,3. E a mano che noi avanziamo, il 3
per 3 diventa 3,3 per 3,3, poi 3,33 per 3,33, poi 3,333 per 3,333 e così via. Sono queste sezioni, queste facce, la faccia di ogni singolo disegno che, confrontandosi con quello che viene dopo, mostra una apparente dinamica delle cose. Il passaggio da un disegno a quell'altro, come ho detto prima, è tutto tempo di calcolo. Quindi quando noi vediamo alla realtà delle cose, noi stiamo assistendo a un bel cartone animato, ottenuto tutto con il calcolo dei 10 noni. E quindi capito che questo momento del mondo è stato descritto dalla Bibbia come il periodo in cui il popolo di Dio era schiavo del faraone in terra d'Egitto e poteva fare solo quello che il faraone gli consentiva, capirete che quando nell'uomo, il cuore dell'uomo, gli dà delle intenzioni fattive, sembrerà che queste intenzioni fattive si traducano in fatti, ma solo quando Dio lo vuole, quando il faraone lo permette. Quindi è il faraone che decide le cose che accadono secondo la nostra pia intenzione oppure no. Il nostro modo di essere liberi, quello che aprirà i nuovi tempi, passa attraverso quel tentativo che ciascuno può fare in se stesso per non essere un opportunista, un vigliacco, un egoista, ma divenire un eroe di bontà. Quanto più possibile sia a quello che è l'immagine di Dio. Ecco, quando ogni uomo si sforzerà di assomigliare a un Dio di servizio, che comanda su se stesso servendo ai fratelli, quando avrà fatto così, vedremo il mondo condotto da persone che desiderano abiurare il loro potere per servire i fratelli, e inizierà quell'età dell'oro che abbiamo visto. In relazione però alla Rivoluzione Francese, quel periodo storico è stato importante per togliere di mezzo delle verità che sembravano consolidate. Fu un periodo in cui si fece tabula rasa con dei valori che furono affermati, come l'affermazione che ogni uomo ha la stessa dignità, che la Chiesa Cattolica ancora non li ha raggiunti. Perché se voi chiedete a uno qualunque della Chiesa Cattolica chi abbia più dignità, se un personaggio squallido, un malandrino, uno che ruba, che vive, che non vale nulla, o il Papa, vi diranno tutti senza dubbio la dignità del Papa è più grande di quella sua. E invece la Rivoluzione Francese aveva detto che la dignità di ogni uomo è la stessa, e i cristiani si fanno fuorviare dal ruolo che ha il Papa e dal ruolo che ha il malandrino per differenziare la dignità tra l'uno e l'altro. Vedete quanto ancora va fatto secondo le buone intenzioni che c'erano nella Rivoluzione Francese nei confronti della fede, quella migliore e più avanzata che esiste, quella nel Cristo.